La Regione Toscana ha celebrato il suo 50° compleanno con una mostra fotografica che ripercorre i momenti più significativi, i protagonisti e i fatti che hanno caratterizzato l'istituzione toscana nata il 13 luglio 1970. L'esposizione dal titolo I nostri primi 50 anni è stata presentata al Palazzo del Pegaso dall'assessora Cristina Grieco e dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Un cammino importante, direi anche emozionante, perché sicuramente quello dei 50 anni è un compleanno significativo, quindi sicuramente è importante vedere il percorso che è stato fatto in questi decenni, ma anche inevitabilmente pensare al futuro. Grande percorso, importante, con tanti risultati ottenuti e anche però uno sguardo verso il futuro, verso quello che ci aspetta in questi anni che non sono semplici, dove dobbiamo dare risposte importanti ai cittadini, oggi più che mai dopo questa pandemia. Davvero un'emozione pensare che nella giornata di oggi, il 13 luglio di 50 anni fa, nel 1970, si riuniva per la prima volta nella storia il Consiglio regionale della Toscana. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie e in questo caso l'autonomia regionale della Toscana è in 50 anni di storia in questa mostra proposta in immagini evocative di personaggi, di momenti particolari. Di quello che poi è il percorso che è stato fatto nella crescita della civiltà della Toscana e dell'Italia in questi anni che vanno dal 1970 ad oggi. La selezione degli scatti è stata curata dall'ANSA, presente all'inaugurazione con il dirigente dell'ANSA Giancarlo Torri e la responsabile della sede ANSA di Firenze Paola Catani Gagliani. La mostra appunto racconta il cammino fatto dal Consiglio e dalla Giunta regionale in questi 50 anni, e appunto dalla prima seduta, quelli che sono i suoi enti, come è evoluta, tutto questo attraverso il patrimonio fotografico dell'ANSA e non solo, dobbiamo dire anche grazie all'archivio del Consiglio e della Giunta regionale e di altri archivi fotografici. Il taglio del nastro ha aperto le porte del centro espositivo Expo Comuni in Via dei Pucci, dove la mostra resterà aperta fino al 7 agosto 2020, nel rispetto della normativa anti-Covid. Le fotografie sono visibili anche a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale. La mostra è anche virtuale, visitabile online sul portale del Consiglio regionale toscano.